Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Nel video di oggi, come da titolo, parliamo di serie televisive in teoria create per gli adolescenti, ma che però anche noi soggetti un pochino attempati ci divertiamo a guardare. I miei consigli di visione sono quattro, più o meno in ordine di bruttezza, nel senso che le prime due sono orribili, ma meravigliose. La terza si assesta in una posizione, diciamo, di limbo che lascio a voi giudicare. E infine l'ultimo in realtà è un consiglio serio, nel senso che è una bella serie TV. Fra l'altro sono anche tutte su Netflix, quindi se ce l'avete oppure lo potete fregare a qualche amico. Qua nel frattempo c'è il MotoGP fuori dalla mia finestra, ma ormai ci siamo abituati, è solo che, cioè, con la porta chiusa muoio. Ma a parte i miei drammi personali, parliamo di teen drama per adulti. Cioè, che detta così sembra una cosa tipo per adulti guardoni, ma in realtà è che noi abbiamo 25 e più anni, ma il nostro cuore se ne sente ancora 16, cioè io non so voi, ma di anni ne ho 27. Mi capita spessissimo di sentire magari qualcuno che dice: ho 20 anni, 19 anni, e dico: ma più o meno la mia età. Allora, il primo e anche forse il più brutto, non lo so se la gioca con il secondo, ma forse è quello che mi ha dato più gioia in assoluto. È un teen drama spagnolo prodotto originale di Netflix, ce la farò a parlare, chi lo sa, che è Elite, o come la pronunciano gli attori, Elite. Perché, cioè, noi italiani pensiamo di essere messi male, ma non è che in Spagna se la passino proprio benissimo. Che cos'è Elite? Elite è un bellissimo teen drama che ci parla di tre ragazzini dei quartieri poveri a cui a un certo punto crolla in testa il soffitto della loro scuola, scuolaccia di periferia, e non si sa bene come solo loro tre, cioè si accenna al fatto che siano stati quelli più colpiti dal crollo, ma non si è ben capito come. Comunque loro tre ricevono dal proprietario dell'impresa che ha costruito male quelle scuole tre borse di studio per frequentare una scuola superiore privata super chic, in cui fra l'altro ci sono anche i figli di suddetto impresario. Quindi questi tre disgraziati si ritrovano nella scuola per super fighi, super ricchi. Trama ovviamente originalissima, mai vista, fresca, nuova, però spagnola, quindi con tutta la bellezza di una telenovela. Cioè praticamente è una telenovela con, in teoria, cioè il filo rosso che attraversa la serie è il fatto che uno dei personaggi principali è morto e bisogna scoprire chi sia l'assassino. Quindi c'è la telenovela, ci sono gli intrallazzi amorosi, c'è anche più o meno questa sottotrama poliziesca che in realtà fa schiantare da ridere, perché a parte che c'è la detective che conduce gli interrogatori, che cioè, secondo me, se una poliziotta si comportasse così, credo che la eliminerebbero subito dalle forze dell'ordine, ma cioè che tipo mente intimida i sedicenni, cioè, ma che cosa stiamo guardando? Vabbè. Cosa dirvi per convincervi a guardarla? Tre cose principali. Allora, la prima è che c'è una scena in cui due si limonano mentre sono nella sala d'attesa di una clinica per aborti, e lei sta per avere un aborto, però giustamente anche a 5 minuti da un aborto un limone non si nega a nessuno. Secondo, di quattro, diciamo, trame amorose principali, 3 su 4 sono dei triangoli. Cioè, si sono veramente impegnati, perché 3 su 4, cioè, io devo dare onore al merito agli sceneggiatori, perché il triangolo amoroso è un po', no, un classicone dei prodotti adolescenziali, però
tre triangoli, cioè io non li avevo ancora mai visti, quindi assolutamente, cioè, e medaglia d'oro delle giovani marmotte agli sceneggiatori. Terzo motivo è che ci sono le marchettate di Daniel Wellington. Io stavo morendo quando l'ho visto, anche perché, se non sbaglio, la prima volta che si vede, come dire, il nome Daniel Wellington, o comunque una delle prime volte, è la festa di compleanno di uno di questi, uno dei ricconi, anzi, probabilmente, no, non forse il più ricco, ma manca poco, che compie gli anni e un amico di suo padre gli regala un orologio di Daniel Wellington. E gli dice, adesso insomma che hai, non so, tipo 17-18 anni, quello che è ora che insomma anche tu diventi un uomo, no? E come ogni uomo riccone che si rispetti, devi avere una collezione di orologi. Cioè, voi mi volete far credere che un miliardario regala per iniziare la collezione di orologi al figlio del tipo del suo migliore amico, socio in affari, quello che è, un orologio di Daniel Wellington. Sicuro, guarda, ci credo tantissimo. E poi questi orologi, fra l'altro, ritornano anche in un'altra scena in cui uno dei personaggi ricchi sta, diciamo, vestendo uno di quelli poveri per un evento mondano e quindi gli paga il sarto, il completo, eccetera, eccetera. E dopo arriva con una specie di portagioie, no? Tutto col vellutino dentro, con una selezione di orologi Daniel Wellington fra cui scegliere. E anche qui è estremamente credibile che praticamente questa gente abbia solo orologi Daniel Wellington. Fra l'altro c'è pure tutta una parte importante della sottotrama crime, ha anche a che fare con dei ricatti proprio con degli orologi. Non viene specificato di che marca siano quegli orologi, anche perché presumo che Wellington forse non volesse essere associato a quel tipo di orologi, no, che contengono segreti, cicicocò. Però, cioè, ma che bellezza è! Io spero che questi tre motivi vi abbiano convinti a guardarlo. E poi ovviamente è tutto pieno di drammi adolescenziali, però anche intessuti con drammi sociali. C'è l'Islam, c'è l'omosessualità, c'è l'AIDS giovanile. Poi fra l'altro tutti i temi delicati trattati, cioè proprio tipo con la bang, così abbadilate in testa. Bello, 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 bello. Guardatelo. Il secondo consiglio, che cioè anche chiamarlo consiglio un pochino mi viene male, però come dire, segnalazione, credo che non sia particolarmente inaspettata per nessuno di voi se avete visto il video che ho fatto in collaborazione con Elena sulla Malek di Shadowhunters, perché il mio secondo consiglio è Shadowhunters. Vi ho già detto tutto quello che c'era da dire sulla Malek, però lasciate che vi dica qualcosa in più in generale sulla serie. Allora, già l'urban fantasy, che secondo me, come dire, fiora sempre il trash, cioè siamo sempre su una linea sottilissima. Qua Shadowhunters proprio, cioè, vede la linea, cioè la salta, poi torna indietro, poi la risalta sempre più in alto, tipo coniglietto, tipo agnellino, così, sulla linea del trash. E è realizzata malissimo, a partire dalle parrucche inquietanti della protagonista, cioè di Clary. Credo nessuno sappia recitare, cioè, qualcuno degli adulti ogni tanto fa finta di recitare, però a parte che non è che ci si sforzi proprio tantissimo, però vabbè. E se già c'erano dei problemi con, diciamo, la trama originale della Claire, allora la serie TV, come anche dicevo nell'altro video, è brava a sfangarsi alcune cose super problematiche, tipo tutto il discorso incesto e non incesto, insomma, rende anche i protagonisti un po' più grandicelli, quindi tutto il discorso è leggermente meno stupido, però sì, ecco, migliora in questo senso, però in qualunque altro senso, anche qua siamo in piena telenovela, i personaggi e le relazioni
passano 100.000 problemi buttati a caso, poi come sono fatte le sottotrame fantasy, poteri a caso, nessuna logica interna, momenti in cui gente cambia lato, cambia personalità, viene posseduta, rune che spuntano fuori, scorreggiate dal nulla, cioè... Se siete un pochino appassionati di fantasy, quindi sapete più o meno come va gestita una trama di questo tipo, cioè Shadowhunters apre la finestra e vomita fuori dal balcone ed è bellissimo e quindi io spero che voi lo guarderete perché le cose brutte sono belle. Serie numero 3. Questa è brutta ed è bella ed è trash, non è trash tutto insieme più o meno, e c'è un altro originale di Netflix, e cioè The Society. The Society, siamo in una specie di, no, in realtà neanche post-apocalittico, però insomma è una classe di ragazzini delle scuole superiori che va in gita, ritornano improvvisamente, praticamente senza essere mai arrivati a destinazione, si ritrovano ritornati di nuovo tipo nel parcheggio da dove erano partiti e non c'è più nessuno nella cittadina, sono spariti tutti quanti i loro familiari, ma qualunque altro abitante, e in più appena loro provano ad uscire dai confini del paese, si ritrovano praticamente tutta una foresta fittissima da cui loro non riescono ad uscire, quindi sono fondamentalmente da soli, isolati, eccetera, quindi devono appunto fondare una nuova società, in un certo senso organizzarsi, eccetera. In realtà, allora, premessa trascina, però in realtà con la possibilità di discutere anche dei temi interessanti, e devo dire che in realtà lo fa abbastanza, cioè ci sono delle sottotrame, alcuni personaggi che, per quanto comunque tutti siano dei personaggi abbastanza, insomma, che rientrano comunque negli archetipi classici dei personaggi da teen drama, però ci sono delle sottotrame interessanti, delle riflessioni non proprio scontatissimissime, quindi devo dire, e anche come realizzazione, cioè c'è una certa qualità nella regia, nella fotografia, insomma, nel comparto tecnico. Quindi chiaramente, cioè, ci stiamo comunque spostando tantissimo da quello che può essere Elite o Shadowhunters, cioè proprio siamo in un altro mondo. Però ovviamente, cioè, sempre teen drama, è sempre pieno di intrallazzi amorosi, fra l'altro la protagonista è ovviamente insopportabile, è un interesse amoroso ovviamente insopportabile, ci sono dei momenti un po'... Che cosa sta succedendo esattamente? Però poi c'è uno dei personaggi proprio del mio cuore, sempre per sempre, cioè Grizz. Detto proprio così, Grizz, Grizzz, cioè sono perfettamente conscia del fatto che si dica Grizz, però Grizz è, credo, tipo il mio bambino, lo voglio adottare. Ah, cos'è sta roba? Cosa sta passando per questa strada? Cioè, lo dico sempre, sembra che io viva in tangenziale. No, è una stradina piccola di un quartiere residenziale. Cosa sta passando? Che fatica questa vita. Invece, ritorniamo a cose bellissime, cioè Grizz, appunto, mio figlio adottivo, che è questo adolescente con un'espressione perennemente persa e leggermente, come dire, confusa e perplessa, che però innanzitutto è molto intellettuale, soprattutto rispetto alle persone che sono intorno a lui. Fa parte della squadra di football, però in realtà non è il classico atleta stronzo. E è tipo tenerissimo e carinissimo. Lui vorrebbe una libreria e un giardino e tipo pianta le verdure all'orticello, cioè, ma
io gli voglio tanto bene, veramente. E poi la ship con lui e un altro personaggio che non vi dico, cioè non so se è proprio spoiler, però non ve la dico per così evitiamo. Se l'avete visto sapete a che cosa mi sto riferendo. Sono la tenerezza più tenera, cioè il mio cuore si è sciolto. E quindi guarda, in realtà anche solo per loro, che in realtà ci sono veramente poco, spero che lo rinnovino e che nella seconda stagione loro ci siano di più, però tenerezza. Però sì, ecco, ricordate sempre che comunque c'è un alone di trash che pervade il tutto. Però insomma, qualitativamente meglio. Fra l'altro ci c'è anche un po' di rappresentazione interessante, nel senso che uno dei personaggi principali è una ragazza asiatica. C'è un'altra che è chiaramente, diciamo, originaria del sud-est asiatico, c'è un personaggio sordo, insomma c'è anche un pochino di diversità che non fa mai male. Quindi cioè, dai, tutto sommato, soprattutto magari adesso d'estate che avete voglia un po' così di scazzare, perché no? Cioè, secondo me The Society ci sta. Infine, ultimo consiglio, e questo è davvero un consiglio, nel senso che è sul serio un ottimo prodotto, sempre un originale di Netflix, che è Sex Education. Questa invece è una serie inglese ambientata nel Regno Unito, e che fra l'altro ci ho messo un attimo, cioè quando hanno cominciato a comparire cellulari e social media mi sono resa conto che effettivamente fosse ambientato ai giorni nostri. Però inizialmente ha delle vibrazioni, delle palette di colori, arredamenti, vestiti che sembrano una serie tipo fine anni 70, primi 80, invece no, è assolutamente moderna ed è molto carina. Segue questo ragazzino, la cui madre è una sessuologa, è una, diciamo, una terapeuta della sessualità, che fra l'altro è Gillian Anderson di X-Files, quindi se vi fa piacere rivederla, la potete rivedere in tutto il suo splendore. E appunto lui e suo figlio, segue lui, segue il suo migliore amico e una ragazza, diciamo, nuova della scuola, una tipa un po' così, un po' ribelle, che gli dà l'idea di iniziare proprio nella loro scuola superiore una specie di studio semiclandestino anche lì di sessuologia, nel senso che lui sa un sacco di cose, e quindi fare in modo che i ragazzini che hanno dei dubbi per quanto riguarda la sessualità, insomma, in qualunque rispetto, cioè sia su di loro, sulle loro scelte, su che cosa fare, su sicurezza, malattie, eccetera, 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 possano insomma andare da lui e fargli domande. Ed è veramente un ottimo prodotto, innanzitutto. Fa un sacco ridere, cioè ha un tono molto leggero, però è molto dritta al punto e sempre ben presente quando si tratta di parlare di temi più seri, quindi tono leggero, ma che non vuol dire così glissare sulle questioni importanti. È molto inglese come tipo di humor, ma a me personalmente piace molto. Ed è veramente una di quelle serie, se siete, diciamo, ormai non più teenager da un po', non so se capita anche a voi di ritrovarvi a pensarlo, di quelle serie che dici mi sarebbe piaciuto vederla quando avevo 16, 15, 16, 17 anni, insomma, quando ero proprio in target per l'età, perché appunto parla di tanti temi legati alla sessualità, al corpo, all'orientamento sessuale, alla discriminazione, alla sicurezza in sé, alla salute mentale, cioè ci sono veramente tantissime, tantissime tematiche che appunto sono importantissime da trattare per un pubblico giovane, ma che insomma qui viene dato uno spazio, un'importanza e uno spessore tale che secondo me sono godibilissime anche per appunto un pubblico un po' più âgé, diciamo così, cioè anche per i vecchi come noi, anche per chi ha quasi 30 anni e ancora guarda cosa fanno i ragazzini. Questo è veramente fatto bene, cioè non è solo, cioè non c'è il trash da ridere, ma è seriamente un prodotto molto 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 valido
è assolutamente consigliatissimo. Poi appunto se vi piacciono un po' le atmosfere inglesi, british, eccetera, secondo me, insomma, potrebbe essere la serie giusta per voi. Fra l'altro è anche breve, è già stata anche rinnovata e tutto, e quindi insomma, secondo me, cioè, di tutte le quattro di cui ho parlato, questa è veramente quella da vedere. E le altre, insomma, galleggiano a vari livelli di trash, che insomma, secondo me fa sempre bene. Quindi, questi erano i miei quattro consigli sui teen drama per quasi trentenni. Fatemi sapere se voi avete visti, che cosa ne pensate, se avete altri teen drama da consigliarmi. Più sono brutti, più io sono felice, perché a me piacciono le cose brutte e le voglio guardare sapendo che siamo brutte. Come al solito, vi ringrazio tantissimo per aver guardato. Se questo video e gli altri miei contenuti vi piacciono, iscrivetevi, lasciatemi un mi piace, commentate qui sotto. Parliamo un po' come sempre. Grazie mille ancora e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!